Mister, una prima sgambatura, tanta fatica, l'allenamento anche stamattina, si è visto un po' di fatica, tante cose buone, cosa da migliorare? Sì, 24 luglio è normale che ci stiamo allenando, non è da una settimana a pieno regime, quindi due sedute al giorno, quindi è normale che di questi tempi ci sia un po' di stanchezza fisiologica, quindi è anche normale, però direi che come atteggiamento è stato positivo per quello che è il periodo. È ovvio che stiamo costruendo, ci stiamo conoscendo nelle caratteristiche, negli atteggiamenti di gioco, nei tempi e quant'altro, quindi è normale che quando si è in fase di costruzione ci vuole un po' di pazienza, però mi sembra che l'atteggiamento e la disponibilità siano quelli di una partenza buona. Centrocampo a tre abbandonato oppure questa era solo una prova? No, non è abbandonato perché dalla settimana prossima inizieremo anche a lavorarci. Quindi si è provato per quello che erano gli interpreti in questo momento questa soluzione, sono anche io curioso di conoscere a fondo le caratteristiche dei ragazzi a disposizione, quindi non si abbandona nessuna pista, si cerca di ottimizzare quelle che sono poi le qualità dei giocatori, quindi sarà a me cercare di capire in fretta quali interpreti migliori possono interpretare quel modulo di gioco adeguato. Senza Tavares l'attacco perde qualcosa? Questo è presto per dirlo, c'è qualche acciacco fisiologico, quindi sembra che dopo pochi giorni di preparazione sarebbe poi da sciocchi rischiare giocatori che possono anche farsi male, quindi è stato più che altro un riposo precauzionale perché è un leggero affaticamento. Questo poi il tempo dirà se possiamo farne a meno, però mi sembra che quelli che hanno giocato hanno fatto la loro parte. E se proprio, lo dicevo prima, uno dei problemi maggiori che lei attualmente avrà quest'anno è il fatto di avere a che fare con una squadra completamente rivoluzionata, no? 22, 23 giocatori nuovi, insomma, credo che la prima cosa da cercare sia insomma, l'intesa, la mandiamo tra tutti quanti, insomma, credo che queste partite possono servire forse soprattutto a questo. Sì, proprio per conoscerci, proprio come persone più che altro, negli atteggiamenti, cosa vuole uno dall'altro e trovare subito andarsi ad incastrare come un mosaico praticamente, cercare subito di ognuno di ovviare alle pecche dell'altro facendo una corsa in più. Penso che come disponibilità, come atteggiamento, anche come qualità ci siano tutte, però è ovvio che per diventare squadra dobbiamo avere tutti questi ingredienti, sapere quando andare per essere alti, quando abbassarsi, quando ripartire, quando fare possesso palla, tutte queste cose che poi maturano con il lavoro e col tempo. Quindi la bravura, anche un pizzico di fortuna, sarà proprio nell'andarla a trovare nel minor tempo possibile, perché una squadra che è composta da 20-21 calciatori nuovi proprio si va a richiedere questo, che ritengo sia la problematica e la situazione più complessa. Tutto questo, cioè, insomma, io credo che mai come quest'anno insomma la parola d'ordine sia pazienza, no? Anche da parte della tifoseria, no? E immagino già, cioè, quest'anno sta partendo un progetto completamente nuovo rispetto all'anno scorso, come dicevamo 20 giocatori nuovi, insomma credo che ci vuole veramente tanta pazienza anche da parte sua, ma credo da parte ma ci mia. Vuole, perché sarebbe anche da presuntuosi, ma anche dire di ottenere tutto subito, perché uno ce la mette tutta cercando quanto prima di trovare quelle che siano veramente le dinamiche giuste per un gruppo di lavoro, però quanto tempo ci impiegheremo questo non lo so, poi il campo è sempre quello che il terreno di gioco emette i verdetti, ti detta delle cose che in questo momento possono sembrare inverosimili oppure delle idee che in questo momento possono essere plausibili poi vengono smentite, quindi siamo alla ricerca di quello che può essere ottimale per i giocatori che si allenano. Una campagna acquisti un po' sorprendente, no? Insomma, magari forse qualcuno di noi, io personalmente mi aspettavo magari un altro tipo di campagna acquisti, però insomma, è stata una campagna acquisti un po' sorprendente. Adesso forse mancano quegli ultimi tasselli, mi dice un po' lei come la vede, che pensiero si è fatto insomma, di questa campagna acquisti, insomma comunque di questo progetto che sta partendo. Progetto nuovo, quindi la società ha deciso di partire con un discorso nuovo.
adesso ci siamo anche in una situazione di valutazione per quello che abbiamo, per poi andare ad integrare quello che dovrà servire per essere completi soprattutto. Quindi anche questo ritiro è utile soprattutto per cercare gli equilibri che dicevamo prima, anche per poi capire dove intervenire per poi non sbagliare quegli altri 2-3 tasselli che ci possono rendere veramente competitivi. Mister Garuffi e Caruso più avanti degli altri perché già conoscono le sue idee? Ma hanno fatto bene, Garuffi è un buon giocatore, Garuffi era cresciuto anche già l'ultimo mese dello scorso anno, era crescendo, Caruso si è ritagliato un certo spazio, sono due ragazzi validi e sicuramente chi è già stato un anno con un allenatore può avere quel minimo di vantaggio sotto il profilo proprio della conoscenza di alcuni concetti, però mi sembra che gli altri abbiano manifestato veramente... Sì, hanno un atteggiamento molto positivo nei confronti del lavoro. Senta, rimanendo in tema di valutazioni, per quanto possono essere fatte dallo solo tre allenamenti, attualmente molti allenatori, questo ci mancherebbe altro, è evidente, insomma, quelli di brevi linee stanno andando meglio, e questo è proprio anche l'ordinato fisiologico delle cose. Sarà o forse qualche difficoltà in più, però insomma scontato dal fatto che dipende i due metri di Cristiano. Però si è mosso, mi sembra che abbia i concetti giusti nell'attacco alla profondità, pur avendo una stazza importante, come movimenti mi sembra che abbia tutta l'intenzione di andare a fare gol, un attaccante che sa quello che vuole, quindi poi è ovvio che con il passare del tempo, con l'intesa che gli altri, che maturerà insieme agli altri, sicuramente potrà crescere. La difesa è ingiudicabile, naturalmente questo è era naturale. Sì, sono queste partite che allenano un po' più che altro la fase offensiva, anche un po' la pazienza di far girare palla perché si trovano avversari chiusi, quindi poi dopo un po' i ritmi vanno sempre un po' calando perché semmai si trova di fronte a una squadra che non è abituata, non è allenata, quindi è importante iniziare a capire alcune cose. Che non ci siano grandi intoppi a livello fisico in modo tale da poter proseguire la preparazione senza grandi problemi. Adesso il programma cosa prevede? Allenamento domani mattina, riposo domani pomeriggio.